There's no place I'd rather be. Ehi a tutti ragazzi, io sono Cito, ci siamo tornati qui in un nuovissimo video e basta. Oggi ragazzi siamo qui con Sfera e basta. Oggi ragazzi siamo qui in pigiama perché non perché non mi andava di cambiarmi, ma per il semplice fatto che voglio stare qui con voi come se fossi lì a casa vostra. Perché cioè voi state tutti belli comodi, io invece mi devo vestire, mi devo truccare. No, io sono onesta e sincera con il mio pubblico, quindi mi mostrerò sempre e comunque per quella che sono. Quindi una ritardata. Ma comunque non è il problema del mio ritardo, il problema è che oggi siamo qui per leggere i vostri segreti imbarazzanti. Come dire, vi ho chiesto nelle Instagram stories di mandarmi alcuni dei vostri segreti più imbarazzanti che non avete mai detto a nessuno, così da dirli tutti quanti pubblicamente in un video, in un canale seguito da quasi mezzo milione di persone. Bravi! Ma comunque, detto questo, io direi immediatamente di partire. Ma prima di seguirmi sul mio profilo Instagram, SiriShowOfficial, nick qua, link sotto in descrizione. Come vi ho già annunciato nel video precedente, che ahimè mi dispiace, non è stato ancora visto da tante persone, però dai, con il tempo poi verrà visto, forse no perché tutti mi odiano. Però comunque era un mese che non facevo video, quindi non mi aspettavo chissà quale boom e bla bla bla. Però sappiate che sono ufficialmente tornata sul tubo, perché ho avuto un periodo abbastanza particolare. Per sapere ulteriori dettagli guardatevi il video che ho caricato l'altra volta, cioè tipo il video comunque precedente, andatevelo a vedere per sapere tutti quanti i dettagli tra virgolette di questa assenza, chiamiamola così, anche se in questa assenza ho lavorato. Però per scoprire di cosa e a cosa sto lavorando, seguitemi sul mio profilo Instagram. Now we're going to read your secrets. Alright, ok, now let's go, yeah. Molti di voi mi hanno detto delle cose veramente assurde, però io non sono qui per commentare la vostra segretezza. Io sono qui soltanto per leggere e condividere col mondo cosa non avete mai condiviso con nessuno. Da piccola ero terrorizzata dallo scaldabagno. I tubi dell'acqua calda erano gambe e la luce rossa all'occhio. Avevo paura che mi catturasse e mi bollisse lì dentro, ero terrorizzata. Voi dovete sapere, sì, anch'io dirò qualche mio segreto, quindi seguite tutto quanto il video per sapere i segreti di SiriShow. Io quando ero piccola ero terrorizzata e lo sono, cioè no, dai, l'ho superata questa cosa. Silvia, l'hai superata, mi raccomando, non dirlo che ce l'hai ancora la stessa paura. Ero terrorizzata da Michael Jackson. Avete presente il Thriller? Cioè proprio il suo videoclip, ecco. Io quando ero elementari feci quel videoclip per una recita e mi misero dentro una bara di cartone che poi sollevarono, cioè raga, traumi. Ecco, io ogni volta che andavo al bagno, non so perché, mi flashavo Michael Jackson versione Thriller, quindi tipo al lupo o quel che era, davanti alla porta e avevo paurissima. Ogni volta che uscivo dal bagno correvo. Ok, adesso che ho rovinato la mia ultima di dignità, possiamo andare avanti. Io ho un segreto molto imbarazzante, però non ce l'ha detto. Una volta ero a casa del mio ex ragazzo e stavamo facendo cose, quando a un certo vediamo il fratello piccolo. No, comunque seriamente sono spaventosa alcune. Scuola scorreggio e dopo dico Ibo, che è stato? Ma dire Ibo e Opla è da super vecchio, sbaglio. Cioè a me ogni tanto capita di sedermi e fare Opla. Oggi in classe ho baciato un ragazzo che è il mio migliore amico davanti alla classe. Bene, auguri, buona relazione. Il mio cane è posseduto dagli spiriti. Allora, una volta mentre c'era un operaio dentro un buco che stava lavorando per sistemarlo, io ero in macchina parche. Ok. Oppure degli insetti, appena ne vedo uno mi tocco tutta per confermare di non averlo addosso. Io ho dei problemi seri con le formiche, perché io qui ho tipo un'infestazione. La mia casa è un formicaio. Non so se le formiche l'hanno presa come un formicaio, la mia casa è effettivamente un formicaio e noi siamo venuti ad abitarci. Però ci sono formiche ovunque. Ogni volta che sento quella sensazione della formica che ti cammina sulla mano o sul braccio, comincio a muovermi tutta strana, tipo per togliermi una cosa che in realtà tipo avrò tolto mezz'ora prima, però io continuo a farlo perché non si sa mai. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi odiate le formiche. Cioè seriamente, le persone che dicono che servono a qualcosa ste cazzarole di formiche, io ancora non l'ho capito che cosa. Sono grandi così, dicono che hanno una forza assoluta, però a me danno soltanto fastidio. A casa mia non c'è niente da prendere, nulla, nulla. Quindi che cosa lavorate a fare a casa mia? Lavorate a casa degli altri o non lavorate? Disoccupate, ragazzi, le formiche hanno più lavoro degli italiani. Mamma mia ragazzi, noi siamo un popolo inutile. Perché le formiche hanno un lavoro e noi no. Oh, no. Ho toccato il culo alla mia compagna di classe e ha visto un altro mio compagno e l'ho picchiato.
No, dai, povero, pur. Ho rotto una gamba a Crash, voglio morire, mi odia. Tu adesso mi spieghi come hai fatto a rompergli una gamba? Cioè, io capisco che l'hai fatto inciampare, ma come cavolo hai fatto a rompergli una gamba? Quest'estate mi sono ubriacata e mi hanno detto che sono andata in giro in intimo per tutto il viaggio. Sai che, oddio, esperienze così non ne ho mai avute. Fortunatamente, io sono una brava ragazza. Un giorno mi è arrivato il ciclo a scuola, vi dico che tutta la scuola lo sapeva. No, raga, allora adesso dobbiamo fare qualcosa. Le ragazze che hanno il ciclo non si devono vergognare di chiedere un assorbente in classe, perché io adesso vado a scuola privata, quindi, cioè, bitch, io non sto più in classe coi poracci. Certe volte mi prenderei a pizza da sola. Nelle mie vecchie classi c'era questo trauma di chiedere un assorbente, perché tutte erano lì tipo a bisbigliare: ah, un assorbente. Cioè, ragazze, anche i maschi hanno le orecchie, cioè, se voi lo dite così, però in mezzo c'è un ragazzo, cioè, se tu, compagna a sinistra, comunichi con la compagna a destra, in mezzo c'è un ragazzo, cioè sappiate che il ragazzo intercetterà il vostro messaggio e non gliene fregherà niente, perché è normale, ok? Forse per i ragazzi è un po' meno normale avere il ciclo. Ecco, lì sarebbe un problema. Mi piace un ragazzo che da piccoli giocavamo ogni giorno ma non si ricorda di me. Una volta ho provato a fare pipì con i maschi, sono femmina. Ti capisco, anche io tanto tempo fa, anche io ci ho provato. Non fatelo, se non l'avete ancora fatto, non fatelo. Non funziona, non funziona. In quinta elementare quello che mi ama mi ha baciata in mensa, ma nessuno lo ha visto. E che te ne frega, l'importante è che lei ti ha baciato. Cioè, nel senso, se te cioè, lei ti piaceva. Una volta ho abbracciato il mio ragazzo da dietro e ci ho messo circa 2 secondi per capire che non era lui. No! A me è capitato di ritrovarmi in negozi e perdere i miei amici e tipo a comunicare con altre persone, tipo ti piace, poi mi giro e vedo che effettivamente non è la mia amica e faccio ti piace, facendo finta di parlare con chissà chi, e poi dietro non c'è nessuno. Vabbè, la mia vita è veramente triste. Una volta mi era venuto il ciclo, vado da mia mamma per dirlo, si gira dentro un'altra persona. Ti capisco. Ho segnato il mio frigo di matematica. Il mio frigo. Quando ero piccola buttavo le mollette dal balcone a quelli del primo piano e ai gatti. Sapete una mia cosa? Ecco, questo è il segreto credo più cringe del mondo. Che a me fanno ridere gli oggetti che cadono. Cioè, se voi mi inviate un video in cui fate cadere un oggetto a terra, mi fa schiattare. Adesso vi prego, andate tutti quanti su Instagram e mandatemi un video in direct di voi che buttate qualcosa per terra, tipo un libro. Ecco, sapete che ti ho però dalle risate, perché queste cose non so perché mi fa così tanto ridere. Però vi prego, fatelo. Andate tutti quanti sul mio Instagram, Nick è qua, e inviatemi un video di voi che buttate a terra un qualsiasi oggetto, specialmente i libri. Ecco, buttate a terra un libro e mandatemi il video. Li riposti più belli, più divertenti, anche se non faranno ridere a nessuno, però mi fanno schiappare. Ho spaccato la piastra di mia madre e non lo sa. Io fortunatamente ho i capelli ricci, quindi non ho queste lotte da fare con mia mamma. Ho fumato una sigaretta a 10 anni, è orribile. Allora, punto 111, non fumate perché è orribile. Cioè, nel senso, prendere questo vizio secondo me non serve a niente, perché buttate una marea di soldi e basta. Seconda cosa, no, io ragazzi devo ammettere, non so se si può chiamare segreto o robe così, però cioè credo sia più normale la cosa mia. Vabbè, ve la dico così almeno capite. Io non ho mai provato tipo sigarette o robe così, perché proprio l'odore del fumo mi dà fastidio. Quindi vedere le persone fumare un pochino mi infastidisce, però cioè se sono fuori con amici non è che posso dire ragazzi non fumate, cioè sembrerei un pochino Non so se sono normale io a non farlo, o forse ora come ora la normalità è farlo, quindi sono io quella strana. Donna raga, me ne avete fatto una marea, sto cercando di capire quali sono i più carini. Sono gay, non so come dirlo ai miei. Sto lasciando la rima, ma il discorso dell'omosessualità diciamo che è abbastanza particolare, perché c'è ognuno di noi che lo affronta in modo diverso. Ognuno di noi, intendo persone in generale, intendo persone problematiche, perché ci sono quelli con l'ansia, tipo io che vivo costantemente nell'ansia, e non saprei come affrontare un discorso del genere con i miei. Qui mi sento di darti un consiglio. Secondo me dovresti arrivare al punto in cui te la senti di farlo. Nel senso, non ti dico di non dirglielo mai, perché da una parte alcuni genitori queste cose le capiscono, e te lo dico perché ho avuto degli amici che mi hanno detto secondo me i miei già lo sanno, però non me lo dicono per non farmi sentire a disagio. Forse in quel caso sarebbe tutto più semplice, secondo me, perché io immagino l'ansia di dire questa cosa, anche se, ripeto, siamo nel 2019,
ormai l'omosessualità, la bisessualità e tutti i generi che ci sono normali, ma dovrebbero essere, lo sono sempre stati, però adesso diciamo che la popolazione lo sta accettando, chiamiamolo così. Io parlo a nome degli ignoranti, parlo a nome delle persone che, ahimè, ai tempi di oggi non sono ancora riusciti a capire che l'amore è amore. Si può anche dire l'amore non ha età, certo, nel momento in cui una bambina di 12 anni si va a mettere con un quarantenne, ecco lì è un pochino un problema, però che un ragazzo è un ragazzo o una ragazza è una ragazza si amino, non capisco effettivamente dove ci sia il problema. Però seriamente, fallo quando senti che sia arrivato il momento di farlo, senza metterti fretta, senza farti 2 miliardi di fisse. Arriverà, fidati, quel giorno in cui non avrai più niente per la testa e ti sentirai pronto per affrontare questo discorso con i tuoi genitori. Bene, e dopo questa chicca che vi ho donato alla fine del video, noi possiamo anche salutarci, posso anche porvi i miei saluti più cari. Volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando comunque in questo periodo, tra commenti, messaggi, eccetera eccetera, per tutto quello che fate con me. Veramente un bacione enorme a tutti quanti e grazie infinitamente di essere qui con me adesso. Sembra che sto facendo una messa. Sappiate che, ripeto, ribadisco, lo dirò altre 2 miliardi di volte, perché sono veramente felicissima, sono tornata, ho superato il mio periodo, no? Sono qui pronta a riniziare, a ripartire da me, a ripartire da voi, a ripartire con voi. Quindi niente, se voi ci siete, io sono felice. Detto questo, vi ricordo che ogni video esce ogni lunedì e ogni venerdì alle 15:30 sul canale. Oggi è stata un'eccezione perché, come ho detto nelle mie Instagram stories, vedetemi, dovete seguire su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Ho avuto diversi problemi, tra cui 48 ore di non sonno. Quindi ragazzi, mi raccomando, dormite, che dormire è importante. Ok, io vi saluto, vi mando un grande bacio, mi raccomando, se non avete ancora fatto seguitemi su Instagram, link qui sotto in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi un'altra volta, che siete ancora più belli. Mi ero dimenticata la mia outro, questo è un problema. E niente ragazzi, ma ci va, e alla fine io, adesso per questo, ciao belli, un bacione. Ringrazio il mio fratellino Raul per avermi regalato questo coso pazzesco. World, step up girl, you got what it takes, they always